Tutto è fatto di materia. Questo tavolo, questa casa, il mare, le montagne, la stessa aria che respiri. Anche se sono molto diverse tra loro, infatti, tutte queste cose hanno una massa e occupano uno spazio. Qui puoi vedere un vulcano in azione che sprigiona energia sotto forma di lava e di fumo. L'energia tiene insieme la materia e, anche se è invisibile, è fondamentale per la nostra vita. Puoi sentirla nella forza del vento che gonfia le vele di una barca o nel calore dei termosifoni che riscaldano la tua casa. La più importante fonte di energia è il sole, che permette la vita sul nostro pianeta. Usando il sole o il vento, possiamo ottenere energia senza inquinare. Al suo interno, la materia è fatta di mattoncini chiamati atomi, che si combinano tra loro in diverse forme. Le diverse caratteristiche dei vari oggetti dipendono da quanti sono gli atomi e da come si incastrano tra loro. Come puoi vedere da questo grafico, la maggior parte del nostro corpo è fatta di 4 atomi: idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto. Siamo fatti soprattutto di acqua. Questa costituisce infatti gli 8 decimi del tuo peso, quindi la grande maggioranza del tuo corpo. Si trova nel sangue, nel sudore, nelle lacrime. Ogni giorno ne eliminiamo una certa quantità e anche per questo è importante bere circa 2 litri d'acqua al giorno.